Due parole creano un movimento. Una parola evoca immagini che ci portano lontano e un'ipotesi genera il pensiero. Abbiamo visto con Nael cosa ha detto quando abbiamo suggerito la gravità che smette di funzionare, oppure la Terra e il Sole che tramonta e sorge nello stesso punto. Sono situazioni interessanti, certo, ma non sono ancora dei racconti, non sono ancora delle storie coerenti e coese. E lo dico perché voglio sviluppare un ragionamento che parte dalle critiche che sono state rivolte a Rodari e parto da critiche che sono piuttosto recenti. C'è stato chi, come Paolo Mastrocola, ha ricordato ai lettori del suo libro Togliamo il disturbo, saggio sulla libertà di non studiare, che Rodari era ovviamente capace di tradurre in scrittura e letteratura queste parole, queste singole immagini, e ne abbiamo qui l'esempio più, forse tra i più conosciuti, no? Le favole al telefono, e anche di entrare nella scuola e fare in modo che i bambini lavorassero in questo modo. E Mastrocola dice che, diciamo, generalizzare queste teorie nella scuola è stato perdente, poiché, sempre secondo Mastrocola, in questo modo la scrittura, la narrazione, la poesia, la scuola si sono ridotte a gioco e libertà a scapito della fatica e del rigore. Dice Mastrocola, e cito, studiare vuol dire stare molto fermi con la mente su una cosa sola e per moltissimo tempo. Tre cose oggi deleterie, dice Mastrocola, star fermi su una cosa sola per moltissimo tempo. Tre cose che contrastano con la mobilità, la molteplicità, la velocità. E quindi il rodarismo, come lo definisce Don Milani nel 68, insieme sono stati una sorta di virus che si è insinuato nelle istituzioni. E Mastrocola ci spiega che quello di Rodari è un metodo didattico alternativo impostato sullo smontare e rimontare un testo, partendo appunto dalle parole e giocando all'infinito sul senso e il non senso, allontanandosi dal senso invece stesso dello studio e dei modelli letterari. E siamo tutti d'accordo su un fatto: studiare è ancora inevitabile, facciamocene una ragione. Il problema è però che Rodari va oggi riletto considerando alcuni aspetti. Il primo è che Rodari è un modello letterario e quindi va letto a scuola, va proposto proprio per la sua capacità di giocare, raggiungendo livelli molto alti, sul senso e il non senso, e quindi permettendo ai bambini di lavorare sul pensiero. La seconda considerazione è questa: inventare storie significa pur sempre avere a che fare con una struttura testuale e dei processi che dai germogli, dalla ricerca delle idee, ci porti poi a riordinare le idee, a verbalizzare il pensiero e poi a scrivere scegliendo le parole. Infine, e non da ultimo perché è un processo molto importante, a rivederla la storia verificando la coesione. Perché il gioco tra il non senso e il senso non è un gioco da poco, se pensiamo al lavoro sulla narrazione con dei bambini. Affinché un bambino impari a leggere il mondo, a scrivere, a verbalizzare, deve fare esperienza con i testi, e questo Rodari non l'ha mai negato. Mi sembra una considerazione non da poco, proprio per rivalutare Rodari e per valutare anche con occhio critico quanto afferma Paolo Mastrocola. Un'altra considerazione è questa: un insegnante di qualità non smette di porsi delle domande, di tentare delle strade anche alternative, di metterle in dubbio, di rivedere il proprio modo di lavorare, di leggere, di conoscere. E la scuola è sempre stata conservativa, è una scuola da sempre conservativa, e questo ce lo insegna la storia di Rodari. Non sono stati né Rodari né Don Milani a minarne le fondamenta, a minare le fondamenta della scuola. Semmai occorre una riflessione sulle risorse a disposizione, per esempio sulle biblioteche scolastiche, l'accesso ai libri.
Io, se potessi raggiungere tanti lettori quanto sa fare Paola Mastrocola, direi che la qualità della scuola sta nella responsabilità, nella tensione etica, nell'impegno di insegnanti che siano anche ricercatori pronti a indagare, ad approfondire l'opera di Rodari e la storia della pedagogia, osservando e riflettendo davvero su ciò che accade nella scuola elementare, nella scuola media oggi. Leggendo il libro di Vanessa Roghi, Lezioni di Fantastica, un libro molto bello che è uscito dalla Terza nel 2020, quindi recentemente, ci accorgiamo di quanto il dibattito ideologico sulla scuola e sull'egualitarismo contrapposto al pensiero, diciamo, più elitario sia superato. E allora io voglio scomodare Mérieux per una considerazione a carattere pedagogico e didattico che riguarda soprattutto il laboratorio di scrittura inteso come spazio per l'invenzione delle storie. Philippe Mérieux, nel suo libro intitolato Una scuola per l'emancipazione, libera dalle nostalgie dei vecchi metodi e da suggestioni alla moda, pubblicato da Armando Editore a febbraio 2020, legge le tensioni politiche che caratterizzano la scuola francese, ma possiamo rintracciare anche queste tensioni nella nostra realtà. Mérieux osserva e analizza gli atteggiamenti di chi sostiene un senso di onnipotenza educativa. All'opposto analizza anche le posizioni di chi teorizza la propria impotenza in quanto insegnante, assumendo, dice Mérieux, posizioni ingenue che confondono la spontaneità e la libertà, abdicando dalle proprie responsabilità di adulto. Dunque Mérieux dice che l'educatore, potremmo dire l'insegnante, non è lo scienziato Victor Frankenstein, che crede di fabbricare l'altro. Però non dobbiamo neppure immaginare che l'allievo sia il barone di Münchhausen, cioè colui che si tira fuori dal pantano evitando di annegare, tirandosi da solo per i capelli. Immagine sì assurda, un po' rodariana. E Mérieux propone una figura diversa, ma molto interessante, che è quella di Geppetto, cioè l'insegnante educatore che faccia riferimento a questo personaggio. Geppetto sembra più interessante perché riceve uno strano pezzo di legno che si lamenta quando lo si lavora, perché è vivo il pezzo di legno. Dice Mérieux a pagina 86 del suo libro: Geppetto fa comunque del suo meglio per costruire un meraviglioso burattino che sappia danzare, tirar di scherma e fare salti mortali. Ecco, recuperare la grammatica della fantasia di Gianni Rodari, capirne i suggerimenti, per esempio la parola che è gettata nello stagno genera cerchi concentrici e quindi fa in modo che vengano generate delle idee, oppure considerare il binomio fantastico, questa tensione semantica attraverso la quale a partire da due parole distanti semanticamente tra di loro si possono aiutare i bambini a generare situazioni narrative. Ecco, considerare questi suggerimenti significa anche cercare come insegnante un proprio metodo per accompagnare i bambini, che non sono grandi scrittori o grandi artisti per forza, e quindi bisogna accompagnarli, i bambini, nella loro dimensione immaginativa. Bisogna guidarli con il dialogo e l'occhio critico della narrazione nell'invenzione, perché l'invenzione è fatta di strutture, richiami e coerenze o incoerenze consapevoli. Questo l'adulto lo deve fare nel lavoro con il bambino. L'esempio di Mérieux che richiama Geppetto è più che mai adeguato per agganciarsi all'estetica di Gianni Rodari, al suo impegno intellettuale, al suo lavoro nella scuola con i bambini. Nel suo modo di lavorare, Rodari richiama più volte la figura di Pinocchio, lo riscrive anche in forma di fumetto e riflette proprio sul personaggio. Pinocchio è certamente più interessante, dice Rodari, dei personaggi del libro Cuore,
La contraddizione, semmai, e qui possiamo aprire una parentesi, secondo Rodari sta nel fatto che Pinocchio, quando fu pubblicato nel 1981, nel 1983, fu letto dai figli dell'alta borghesia che avevano a disposizione i libri a casa. E Pinocchio, lo sappiamo, è il bambino povero che non ha i soldi per imparare a leggere e a scrivere ed è un personaggio conosciuto dai bambini appunto dell'alta borghesia. E a scuola forse ancora oggi valgono le battaglie che furono anche di Gianni Rodari per realtà bibliotecarie forti, aperte ai bambini e alle famiglie. Quando Rodari ragiona tra l'altro sul libro Cuore, lui si chiede, questo è curioso, quali siano i motivi che spingono Franti a comportarsi in quel modo. Rodari cerca nell'immaginario del ragazzo personaggio, nella sua esperienza, le spinte verso la trasgressione in una società così rigida come quella dell'epoca. Pinocchio invece nasce umano, è contrario alla morale del suo tempo e si trova sempre in situazioni inopportune. È il contrario del bambino buono, ma nelle avventure, nella sua ribellione, cresce e si rafforza. Il reale entra in contatto con il meraviglioso in Pinocchio, è il meraviglioso del fiabesco. Però c'è anche il realismo del quotidiano e queste due componenti devono anche partecipare nel lavoro con i bambini. Questo Rodari lo sa bene e lo porta proprio come messaggio. E per tornare a Philippe Mérieux, secondo lui l'impegno educativo deve proprio prevedere la presenza dell'adulto, per questo riprende la figura di Geppetto. Perché Geppetto è presente, poi lo perdiamo perché Pinocchio vive le sue avventure, ma rimane un punto di riferimento per il burattino. In fondo, e poi abbiamo anche la figura della fata, no? Però dice Mérieux, la figura dell'adulto è quella di una figura che garantisce una disponibilità vigilante, un'accoglienza esigente. E forse Rodari andrebbe riletto dagli insegnanti con questa consapevolezza, perché ancora con Mérieux sono d'accordo nel sostenere che l'educatore sia una sorta di ribelle liberato dal fanatismo grazie alla tensione che caratterizza la sua determinazione, e poi l'adulto deve essere salvato dal dogmatismo grazie alla tenerezza nei confronti dell'imprevedibile umanità che tutti noi incontriamo nelle aule in qualità di insegnanti. Questo Mérieux lo dice a pagina 89. Sono numerosi gli studiosi che si sono occupati di Gianni Rodari. Uno di questi è Pietro Greco, che ha pubblicato nel 2010 L'universo a dondolo, la scienza nell'opera di Gianni Rodari. In questo libro si parla del rapporto tra l'autore e lo sviluppo tecnologico, il progresso di quegli anni, degli anni 60 e 70. E Gianni Rodari evidentemente è valutato come scrittore che appartiene alla letteratura alta, quindi uno scrittore meritevole di stare tra i grandi della letteratura italiana del XX secolo. In questo testo si parla anche appunto della storia della letteratura per l'infanzia, si fa riferimento a Pinocchio, al libro Cuore, anche all'interpretazione che Gianni Rodari ha dato di questi testi. E si fa cenno, questo lo fa anche Roberto Denti nel suo Lasciamoli leggere, che è un testo secondo me fondamentale che va proposto ai futuri insegnanti ancora oggi, si parla della paura dei testi, la paura delle storie. Pensiamo all'immagine di Pinocchio impiccato alla grande quercia. Ci sono stati degli insegnanti, delle colleghe, dei colleghi che mi hanno detto no, non voglio leggere Pinocchio perché questa immagine per i miei bambini che hanno 8-9 anni sono troppo forti. Non le voglio portare in classe. Evidentemente un docente è libero di scegliere i testi da leggere. Però questo tema della paura dei testi è, diciamo, importante anche nella lettura di Gianni Rodari come intellettuale, scrittore, giornalista. Nel 1955 sul Pioniere, per il quale Rodari lavorava, viene pubblicata una lettera di una bambina di Genova. Questa bambina scrive dei rimedi della mamma.
Se lei non sarà una bambina buona, arriverà l'uomo nero e cattivo. Allora Rodari risponde alla bambina e si capisce bene quale sia la sua posizione. Il problema non è l'uomo nero, evidentemente, ma la mamma che usa la fiaba per ricattare, anziché, diciamo così, far vivere la storia come tale alla bambina. Perché non sono le fate, e questo ce lo ricorda Rodari, non sono le fate, le streghe il problema, ma gli adulti. Le violazioni di vieti, le metamorfosi, le prove difficili da superare, la paura e la promozione finale sono da sempre un bisogno dei bambini. I bambini hanno bisogno di libertà, di fuggire dall'adulto, ma hanno anche paura di essere abbandonati o di perdersi. Ecco perché è importante leggere fiabe che fanno paura, ma la presenza, la voce dell'adulto è protettiva. In questo ambiente protettivo c'è bisogno di vivere queste emozioni. È un'educazione affettiva, è un, diciamo, un'alfabetizzazione alle emozioni. Questo Rodari ce lo ricorda. Il gioco dialettico educativo tra la ribellione e l'accettazione è fondamentale. E le immagini di Pinocchio, dice Rodari, parlano, dice Rodari, direttamente ai bambini e sono per gli adulti detonatori per la riflessione. Ecco perché bisogna leggere Pinocchio. Dunque, questa è una breve chiusura citando appunto questo libro, senza sviscerarne i temi, i contenuti, ma per ricordare che leggere Rodari significa anche leggere altri testi che lui ha amato, e parlando di Pinocchio siamo proprio nel cuore dei motivi che spingevano Rodari a scrivere, a leggere e a entrare nelle aule con i bambini.